Io penso che una persona che sta a casa, che dorme, che sotto c'è i nipotini e che ci sono altre persone, si trova qualcuno all'interno della casa, dopo che sono già venuti altre volte, mi rendo conto che giustamente cerchi di difendere il tuo territorio. Non è stato obbligato il tizio a entrare in casa e Il fatto che abbia già perturbarti, se l'è subito cercato. tre rapine, tre tentativi di furto ha pesato sulla scelta di quest'uomo che ha sparato. Beh, direi di sì, io penso anche questo, che il problema numero uno è che noi in Italia abbiamo delle leggi troppo blande. Se ci fosse la possibilità, e quindi con le leggi, che chi commette dei reati rimanga in galera, questi problemi probabilmente non ci sarebbero. Purtroppo oggi in Italia invece, e faccio l'esempio dove abito io in Valsese, l'altro giorno hanno preso un romeno che rubava presso un supermercato, due sono scappati, uno l'hanno preso, questo aveva una quindicina di reati e di arresti. Il giudice, dopo qualche ora, ha deciso che l'unica pena che gli ha dato è stata quella di fare una firma presso la questura di Torino, perché quello è residente a Torino, alle ore 16. Quindi questo delinquente tutto il giorno e tutta la notte può fare quello che vuole, basta che faccia una firma. Ma questa è giustizia e sicurezza per i cittadini? Secondo me no. Se le regole non sono certe, dice Buonanno, poi la gente si esaspera e spara. Possiamo capire. Il dato oggettivo è che quest'uomo era disarmato. La legge Ma sulla scusa, ma uno che legittima difesa. entra di notte, ma tu sei a casa tua, non è che sei in giro, sei a casa tua, eh? Sei a casa tua. Ma che devi fare? Piuttosto che questo, io sto dicendo, il dato oggettivo è che la legge sulla legittima difesa non preveda che tu possa sparare dentro casa. C'è la legge. C'è il dato reale ed è fregato, questo è fregato. Ma se fossi stato al posto di questo signore, c'è mio figlio che dorme in casa e ho degli altri parenti, ma se questo qua è lì al buio, io non so se ha coltelli, che cosa ha fatto, e vediamo cosa succede in Italia tutti i giorni, ma anch'io sparo, perché io difendo, nessuno gli ha detto a questo qua di venire a casa mia per rubare o per picchiare o Lei per fare che cosa. spara e uccide a prescindere, mi sta dicendo? No, io sparo per difendermi, perché nessuno gli ha detto a questo qua di venire a casa mia. Scusi, ci sono due cose che... Mi fermo, mi fermo, mi fermo. Adesso vado a Roma, tra poco però sentiremo le frasi anche dei vicini di casa del pensionato e poi so che qui a mattino 5 arriverà una proposta shock di Buonanno, è giusto? Sì. Una proposta shock che francamente Sindaco. farà molto scalpore e si chiama bonus pistola, tra 2 minuti vi diciamo di che si tratta. No, Buonanno, ci no. spieghi che cos'è questa storia del bonus pistola? Abbiamo visto sulla sua pagina Facebook questa immagine, adesso la facciamo commentare anche all'onorevole Ravetto, ma prima ci Siamo spieghi. già a circa 150.000 adesioni su questa Che vuol proposta. dire bonus pistola? Io sono sindaco di una città che è Borgosese in Valsesia, faccio in queste ore trovo dei soldi, 10.000 euro, li metto a disposizione dei cittadini della mia città che vogliono dotarsi di una pistola. La pistola costa circa, una media pistola, 750 euro, il comune ne dà 250 per fare in modo di aiutare le persone che si vogliono difendere. Cioè, Da voi uno pagate stato. la pistola alla gente? Una, Con i soldi un del terzo del comune? costo lo paghiamo per fare in modo che le persone si possano difendere, ma ce l'ho con le Ravetto, forze dell'ordine, come ce l'ho con chiamo uno Stato che ha questa... delle leggi che Cosa vanno succederà con bene. la proposta di Buonanno? Così. Veramente mi viene il dubbio che lei non abbia coscienza di dove possa Faccio sindaco da portare. 23 anni. Ma lei Parla del può fare bonus sindaco, pistola, ma è parla un sindaco del bonus pistola. irresponsabile. Lei sta dicendo che arma le persone a No, io sto prescindere. dicendo che Lei se è una uno sceglie di comprare una pistola No! io gli do una mano, perché in questo Lei è un Stato è politicista. inutile. Si prende quattro applausi, si prende Ma quattro voti, compra dove quattro quattro voti, perché voti? con questa soldi li compra Non è quattro vero. voti, ma di fatto ci porta nella giungla. Lei è rappresentante di una forza politica, la Lega, che è vecchia, Ma che non perché? ha il coraggio di affrontare le sfide di questi Le sfide tempi cosa sono? e si Se uno rifugia viene nella in casa e paura magari per mi ammazza. cavalcare la paura. Lei, Non il presidente della regione Lombardia, ma stiamo scherzando, Maroni è della è vero. E Lega. allora? I soldi che promette di dare al signore lì che ha sparato per difendere le spese legali, ma Certo, dov'è lui? ma Ma lui dovrebbe spenderli nella prevenzione. Lui è la istituzione. prevenzione è Ma fare lui è voi a bloccare i istituzione. dipendenti dei poliziotti per Non sei è anni. uno Che che drammi, lui è volevo dire che Maroni, Maroni poi sentiamo anche i vicini di casa del pensionato, li prendi. No, volevo solo dire che Maroni, che è uno dei capi del partito di Buonanno,
ha bloccato gli stipendi dei poliziotti per 6 anni, stipendi che noi stiamo cercando, li abbiamo già sbloccati, però adesso stiamo cercando di fare di tutto per aumentare. Vergognatevi, avete bloccato gli stipendi delle forze dell'ordine, questo è quello che sapete fare voi. Ma cosa adesso volete armare i cittadini? Avete fatto 4 svuota carceri, i delinquenti fuori, perché le carceri sono troppo piene. Tu sei abituato a vendere le scopette, era il suo lavoro preferito, dovevi andare avanti a vendere le scope. Le carceri le abbiamo messe a posto perché se no prendevamo le multe. Torniamo a Fabio Danza, le voci del paese dopo quello che è successo. I delinquenti devono stare in galera. Sì, certo. Perché poi dobbiamo ricordarcelo in che paese viviamo. 689 furti in casa al giorno, vuol dire che ogni 2 minuti c'è un furto in un'abitazione. Poi c'è da dire anche una cosa, che secondo me il crimine è anche un po' cambiato. La gente ha paura non soltanto perché ti rubano il patrimonio, ma spesso noi continuamente parliamo di pensionati massacrati, picchiati con le loro mogli, quindi si ha paura proprio per la propria pelle. No, ma è ovvio, noi non siamo negli Stati Uniti, che uno va in un negozio e compra una pistola. Per avere la pistola in Italia deve avere delle autorizzazioni. Deve venire da te, te la regali tu. Tu sei già un pistola di natura. No, fermi, perché il pubblico deve avere rispetto per i nostri ospiti, perché tutte le opinioni sono legittime. Volevo chiudere, io non ce l'ho con la polizia e con i carabinieri che fanno il loro mestiere, di stimo. Ripeto, il problema è legislativo, bisogna fare in modo che chi delinque deve stare in galera, non che chi compie 10, 15. Però questo diventa armare le persone. Ascolta, ma lo sai che questo signore probabilmente non è neanche entrato in casa? Lo sapete? Cioè, no. Così dicono i giornali. È entrato, se fosse così, cosa fai? Ritiri tutto quello che hai detto. È entrato, se fosse così, ritiri tutto. Allora, scusa, ma stai zitto, fai lavorare il giudice. Buon anno. Cosa succederà il giorno in cui un parente, mi auguro lo succeda, di buon anno, gli finisca il pallone al di là del cancello? Sì, alle tre di notte. Anche di sera, io ci ho giocato di sera e mi finiva dalla terra. Cosa succederà nel momento in cui scavalchi per andare a prendere il pallone e dall'altro lato ti sparano? Questo per dire che ci vuole coscienza, il far west, moriamo tutti. Poi io non obbligo nessuno, se uno vuole mi do 250 euro per comprare la pistola con i certificati che servono. Perché se lo Stato non c'è niente, perché non lo puoi fare, capisci? Ma cosa stai dicendo? Ma fatti il furbo. Io credo che più è normale che un poliziotto e un carabiniere rischia la vita e arresta una persona e questo dopo 3 ore è fuori e se ne frega dei poliziotti e continua a delinquere. Questo è un paese normale. Io stavo concludendo.